Scrivi l'equazione della circonferenza di raggio 5 con centro C sulla bisettrice del primo e terzo quadrante con x con c maggiore di 0 e che stacca sulla 6x una corda B lunga 8 con x con a minore di x con b. Domanda B: dopo aver calcolato le coordinate dei punti A e B, cerca la tangente alla circonferenza parallela alla retta C e il relativo punto di tangenza D di ordinata positiva. Domanda C: calcola l'area del quadrilatero ACDE dove è il punto di intersezione della retta tangente con la 6x, di quale quadrilatero si tratta. Domanda D: per quali valori di H il punto P di coordinate H-1H è interno alla circonferenza. Risolviamo questo problema interessante, lungo sicuramente. Andiamo a disegnarci un attimo la figura per rispondere alla domanda relativa alla lettera A. Ci disegniamo la nostra circonferenza, il centro sta sulla retta y uguale x, che è proprio la bisettrice del primo e terzo quadrante. Poi disegniamoci un attimo la corda. Cosa vuol dire che la circonferenza stacca? Beh, vuol dire che, supponiamo che questo sia B, guardate, vuol dire che la circonferenza interseca la 6x formando una corda di estremi A e B. Proprietà fondamentale riguardante le corde di una circonferenza: per la corda B ci passa sicuramente una retta perpendicolare alla B stessa, che poi è l'asse di AB. L'asse di AB ha la particolarità che passa per il punto medio di AB. Quindi questo triangolo AMC, guardate, è sicuramente un triangolo rettangolo in M, dove vi faccio notare che CA è il raggio della circonferenza, quindi CA è proprio il 5. AM è l'altro cateto, che tra l'altro è la metà di AB, quindi vale 4, 8 diviso 2. CM è la distanza del centro dall'asse X. Il centro però noi possiamo scrivere che coordinate A generiche. Siccome il centro sta sulla bisettrice del primo terzo quadrante, sta sulla retta Y uguale X, applicando il metodo del punto mobile, avrà ascissa uguale all'ordinata. Se indichiamo con X il valore K, sarà KK è il centro. Quindi se CM, l'altro cateto del triangolo rettangolo AMC, rettangolo in M ovviamente, e se CM è la distanza del centro KK dall'asse delle X, che vi ricordo, no? Cioè CM è la distanza di C da M, e quindi l'altezza è proprio l'ordinata di C, quindi K. Quindi in pratica anche CM conosciamo. CM... chi è CM? È chiaramente K, no? Sarebbe K il modulo, ma in questo caso è chiaramente K, no? CM è K. A questo punto possiamo applicare il teorema di Pitagora, perché, ripeto, questo triangolo rettangolo, perché per il centro non ci passa solamente la bisettrice y uguale x, ma ci passa anche un'altra retta che è perpendicolare, in questo caso, alla corda B e che passa per il suo punto medio, l'asse, proprietà elementare riguardante le circonferenze. Teorema di Pitagora, triangolo AMC, avremo che AM al quadrato più CM al quadrato è uguale a AC al quadrato. Conosciamo tutte e tre. AM è ovviamente, abbiamo detto, è la metà di AB, quindi 16, più CM è proprio K al quadrato, uguale 25, che sarebbe il raggio AC al quadrato. Viene K quadro uguale 9, che vuol dire K uguale più o meno 3. Però il centro ci dicono che x con c deve essere positivo, quindi vuol dire che è un centro che sta nel primo quadrante, quindi le coordinate di questo centro, scartiamo il valore meno 3, sono 3, 3. Il centro della circonferenza è 3, 3, con raggio, ripeto, pari a 5. No? Il raggio, se non mi sbaglio, 5. Sì. Possiamo scrivere l'equazione cartesiana della circonferenza. X meno 3 al quadrato più y meno 3 al quadrato uguale a 5 al quadrato uguale a 25. Problema che mi sembra avessimo già fatto altre volte, ma è importante che ve lo ricordiate, questo tipo di procedimento, molto importante. Quindi, ovviamente se KK, centro KK, è K è 3, 3, 3. X meno 3, quindi scriviamo l'equazione di, vogliamo chiamare gamma, la circonferenza di centro 3, 3 e raggio 5, sarà X meno 3 al quadrato, più Y meno 3 al quadrato, uguale 25, ovvero X quadro, forma cartesiana più Y quadro, i due prodotti sono gli stessi, meno 6x e meno 6y, 9 più 9 18, 18 meno 5 è chiaramente un no? Viene proprio un x quadro
più y quadro meno 6x meno y meno 6x meno 6x meno 6x meno 7 uguale a 0. Sì, vi confermo, guardavo se era corretto il risultato. Sì, 18 meno 25. Poi il problema era abbastanza in discesa. Questa era probabilmente la domanda un pochino più complessa. Perché? Perché adesso ci dicono di trovare, intanto, dopo aver calcolato le coordinate dei punti A e B, beh, se la circonferenza stacca sulla 6x una corda B lunga 8, vuol dire che interseca la 6x in due punti di coordinate A e B. Quindi vuol dire che dobbiamo fare due sistemi, dobbiamo intersecare la circonferenza che abbiamo appena calcolato, x quadro più y quadro meno 6x meno 6y meno 7 uguale 0, con l'equazione dell'asse delle x, e l'equazione y uguale 0. Ci verrà un'equazione di secondo grado in x, della quale ci troveremo due punti, e scriviamo qua le coordinate di A e di B. Mettendo al posto di y il valore 0, ci viene fuori un'equazione del tipo x quadro meno 6x meno 7 uguale 0, e scomponendo questo trinomio di secondo grado notevole in x meno 7 per x più 1, visto che meno 7 più 1 è meno 6 e meno 7 più 1 è meno 7, applicando la legge di annullamento del prodotto, una scissa è 7, l'altra scissa è meno 1, e ovviamente in entrambi i casi l'ordinata è nulla, intersezione con l'asse x. Quindi un punto è A, coordinate meno 1, 0, andiamo in ordine, e B, coordinate 7, 0. Poi ci chiedono di, dopo aver calcolato le coordinate dei punti A e B, abbiamo fatto, cerca la tangente alla circonferenza parallela alla retta C. Dunque, cosa basta fare? Basta calcolare, dunque, se questa tangente è parallela alla retta C, la retta C non c'è bisogno di calcolarla, vi ricordo che A è meno 1, 0, C è 3, 3. Basta calcolare il coefficiente angolare della retta C, perché sarà lo stesso coefficiente angolare della tangente di cui vogliamo calcolare l'equazione. M di AC, lo ricordo, è Y di C meno Y di A per la regola, fratto X di C meno X di A, ovvero Y di C 3 meno Y di A 3 meno 0 diviso X di C, che è sempre 3, più 1 meno meno 1, no? X di A è meno 1, 3 meno meno 1 è un 3 quarti, viene fuori, i 3 quarti è il coefficiente angolare della nostra tangente di cui vogliamo l'equazione, perché è parallela alla retta C. E quindi cosa conviene fare? Ci scriviamo intanto l'equazione di un fascio, non so, che è ovviamente y uguale 3 quarti x più q, è l'equazione generica di questa retta, dove manca, ci manca l'intercetta q. Scriviamola in forma implicita, avremo che 3x meno 4y più 4q uguale 0 è l'equazione. Imponiamo che la distanza del centro da questa retta sia pari al raggio pari a 5, per trovare q, solito discorso, no? E controlleremo così q e avremo quindi la tangente. La formula della distanza punto retta è ax con 0, dunque a è 3, b è meno 4, c è 4q. X con 0 e y con 0 sono le coordinate del centro, quindi 3 per 3 9, 3 per meno 4 è 1 meno 12, più 4q fratto radice di a quadro più b quadro, quindi è un radice di 9 più 6, che è un radice di 5, che è 5. Tutto questo lo uguagliamo a 5, moltiplichiamo per 5, risolviamo lì, viene un modulo di 4q meno 3 uguale a 25, che vuol dire che 4q meno 3 è uguale a più o meno 25, no? Va bene? È proprio così, e vuol dire in pratica un 4q uguale a 28, 25 più 3, nell'altro caso 4q uguale a meno 25 più 3, che è un meno 22. Allora, abbiamo due valori di q, però ne prenderemo uno solo, perché ci dicono che ne prenderemo, dunque, ci dicono che, vediamo se lo trovo, ci dicono che il relativo punto D, chiede la tangente della circonferenza parallela alla retta C, il relativo punto di tendenza D di ordinata positiva, e quindi vuol dire che y di D deve essere, attenzione, deve essere positivo. Perché in un caso Q, c'engono due valori di Q, Q con 1 e Q con 2. Q con 1 è 28 quarti, che è 7, Q con 2 però è negativo, è meno 22 quarti, che è un meno 11 mezzi. Quindi chiaramente prenderemo come valore il valore 7. E quindi la nostra, l'equazione della tangente che scriviamo alla circonferenza nel punto D di tangenza, vediamo chi è. È sicuramente 3x meno 4y più 4 per 7 più 28 uguale 0, che infatti è questa qua, chiaramente, no? 3x, quindi la tangente t è 3x
meno 4y più 28 uguale 0. Ripeto, ovviamente i paroli di Q erano 2, abbiamo preso quello positivo perché ci dicono che Q è l'intercetta di sta retta, quindi l'intercetta vuol dire che se questa è la retta, l'intercetta è un punto che sta sull'asse delle y, che ha coordinate 0y. Quindi il punto D lo possiamo subito determinare. Allora, coordinate 0,7, perché se Q è l'intercetta, il punto che sta sulla 6Y non avrà ascissa, avrà ascissa nulla. Quindi sarà 0,7, perché ci dicono che l'ordinata del punto D è positiva. Quindi D lo possiamo già scrivere, è chiarissimamente, ovviamente, 0,7. Quindi in un colpo solo abbiamo determinato equazione della tangente e ordinata del punto D. La domanda C ci chiedono l'area del quadrilatero ACDE, che adesso andremo a disegnarci, però prima ci dicono di trovare, dobbiamo trovare CE, dove E è il punto di intersezione della retta tangente con l'asse X. Allora, intersechiamo questa retta T con l'asse delle X, equazione Y uguale 0, il punto E lo scriviamo qua, avrà coordinate ascissa, non lo sappiamo, ordinata nulla di sicuro. Se mettiamo al posto di Y il valore 0, viene che 3X più 28 uguale 0. Pratica x uguale a meno 28 terzi. Meno 28 terzi 0 sono le coordinate del punto E, e su questo non ci piove. Manca il punto C, no, C ce l'abbiamo, abbiamo tutto. Di quale quadrilatero si tratta? Disegniamoci questo quadrilatero, quindi questo l'abbiamo fatto, molto semplice questa domanda. Disegniamoci il quadrilatero. Il quadrilatero ci parlano di AC, DE, no? Se non mi sbaglio. Allora, vediamo un attimo, io direi che già abbiamo un problema, avete già capito che quadrilatero è, perché guardate, A è un punto che giace sul semiasse negativo delle X e ha coordinate meno 1, 0, eccolo. C è il centro 3, 3, quindi abbiamo queste 1, 2, 3, 1, 2, 3, supponiamo che A, supponiamo che C sia questo, quindi a C lo possiamo già tracciare. A C di E, D è 0,7, quindi è un punto che sta sul semiasse positivo delle Y, andiamo un pochino più in alto, 0,7, che poi è anche l'intercetta della tangente T, l'equazione 3X meno 4Y più 22 uguale 0, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ecco qua il punto D, ed è questo meno 28 terzi 0, è un punto, quindi intanto cominciamo a congiungere A con C, poi congiungiamo anche C con D, e mi sembrerebbe un rettangolo, perché guardate, un trapezio rettangolo, voglio dire, perché guardate, questa è l'asse delle Y, questa è A, C, D, dunque è un meno 9, qualcosa, quindi andiamo avanti, andare un pochino, allunghiamo un po' il semiasse negativo delle X, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, diciamo che è sta qua, ecco il mio, vedete che è chiaramente un trapezio rettangolo, ovviamente, si vede chiaramente, no? Infatti è D, è chiaramente parallelo alla C, no? Di C è, vedete, l'avete riconosciuto, è chiaramente un pezzo rettangolo. Le basi sono chiaramente parallele, qua abbiamo un angolo retto, no? C'è l'altezza, a questo punto fatto questo, l'area, chiedono l'area di ACDE, base maggiore è D, base minore a C, per altezza che è appunto CD, tutto diviso 2. Dunque è molto semplice calcolare queste misure, perché, allora un attimo, uguale. Dunque, AC è la distanza, dunque cominciamo con ED, la base maggiore, ED è a coordinate meno 28 terzi 0, D a coordinate 0,7. Calcolerei ED, distanza, calcolerei ED, la radice quadrata di un meno 28 terzi al quadrato, vediamo cosa viene fuori, dunque 28 al quadrato è un 784, sarebbe 784 noni,
più 49 sarebbe, no? Se fate un 49 moltiplicato 9 e lo sommate a 784, ottenete un radice di 1225 diviso 9, che si può scrivere come radice di 1225 diviso radice di 9, ovvero un 35 terzi. In pratica, 35 terzi è la misura della base maggiore di. Determiniamo la misura anche della base minore di AC, perché questo è molto semplice. AC è la distanza di A da C. Basta fare ascissa di C meno ascissa di A è un 3 più 1, 4, quindi stiamo calcolando AC, è un 4 al quadrato, quindi 16, più 9, perché sarebbe 3 meno 0, 3 al quadrato 9, e radice di 5 che tra l'altro è 5. AC poi tra l'altro l'avevamo già calcolato, era il raggio della nostra circonferenza, quindi questo è 5. Manca solo CD. CD, poi se avete fatto la figura lo vedete anche a occhio quanto valgono queste misure. Distanza di C da D è una radice di 9, sarebbe 3 meno 0, 3 4, 9, nuovamente più 16, è sempre un 5 anche questo qua, tutto diviso 2, no? Sostanzialmente è questo. Se fate questo conto, dunque dovete fare un 3 per 5, 15, viene un 50 terzi per 5, viene un 50 terzi moltiplicato 5 diviso 2, no? In pratica viene un 50 con 2, si può semplificare, basta che fate 25 per 5 che fa 125, 125 terzi è la misura dell'area. L'area è 125 terzi, in pratica ho semplificato il 50 col 2 che fa 25. 25 per 5 è 125, diviso 3 per 2 è un diviso 3 per 2 è 125, diviso 3 per 1, non c'è più il 2, 125 terzi, perché il 2 si è semplificato col 50. Infine l'ultima domanda è veramente molto semplice, perché la domanda che abbiamo fatto anche all'inizio di questa lunga trattazione riguardante la circonferenza, perché ci chiede di verificare se è un punto interno o esterno. Dunque, il punto P ci dicono avere coordinate H-1H, lo scriviamo qua, e ci dicono per quale valore di H il punto H-1H è interno alla circonferenza. La circonferenza ovviamente si intende x quadro, y quadro, meno 6x, meno 6y, meno 7 uguale 0. La distanza del centro da P deve essere chiaramente minore del raggio, perché se fosse maggiore il punto sarebbe esterno. Quindi il centro lo conosciamo, dobbiamo imporre che CP sia minore sostanzialmente di 5. Questa è la disuguaglianza che deve, appunto, ci chiedono di, per quale valore di H, quindi dobbiamo risolvere questa disequazione. CP ce lo calcoliamo subito: distanza di C da P, ascissa di P, radice quadrata di ascissa di P meno ascissa di C, quindi H-1 meno 3 tutto al quadrato più ordinata di P H meno ordinata di C meno 3 al quadrato. Tutto questo deve essere minore di 25, minore di 5. Invece di scrivere 5 possiamo scrivere radice di 25, no? Prima di farlo dobbiamo fare però eventualmente risolvere, andare a discutere la condizione di esistenza. Intanto andiamo a sviluppare. Questo viene radice di, abbiamo due quadrati, viene, questo è h-4, questo è h-3, viene h quadro, questo sarebbe h-4 al quadrato, quindi è un h quadro più 16, meno 8h, no? Più h quadro, più 9 meno 6h. Tutto questo deve essere minore di radice di 25, l'ho scritto così perché poi elevando al quadrato se ne vanno le due, risolviamo le equazioni dei rispettivi radicandi. Praticamente radice di 2h quadro meno 8h meno 6h è un meno 14h, più 25 che è 16 più 9, minore di radice di 25. Intanto dovremmo porre che questo 2h quadro meno 14h più 25 sia maggiore o uguale di 0, perché è radicando di una radice quadrata, quindi questo va sempre fatto. Condizione di esistenza va sempre discussa, quindi 2h quadro meno 14h più 25 deve essere maggiore o uguale a 0, per definizione, condizione di dominio,
troviamo le soluzioni, viene H12 uguale a 7, formula risultiva ridotta, meno b mezzi, più o meno radici di 49, viene un 49 meno 50 però, diviso 2, sarebbe meno b mezzi al quadrato meno ac, meno ac è un meno 2 per 25, meno 50. Il delta è negativo, quindi vuol dire che 2h quadro meno 14h per 25 è sempre maggiore o uguale a 0, quindi non ci sono vincoli su h. Eleviamo al quadrato una parte all'altra, otteniamo in definitiva che 2h quadro meno 14h più 25 deve essere minore di 25. Eliminiamo 2 25, raccogliamo un 2, deve risultare che 2h moltiplica h meno 7 deve essere minore di 0. Disequazione verificata spuria di secondo grado verificata per valori interni, h compreso tra 0 e 7. La risposta quindi è che h sia compreso fra 0 e 7, e vi confermo che è proprio così la soluzione. L'avremmo dovuto intersecare questo h compreso fra 0 e 7 con l'eventuale condizione di esistenza, mettere a sistema, ma condizione di esistenza non ce n'è, perché ripeto, 2h quadro meno 4c più 25 è sempre maggiore o uguale di 0. Quindi l'ultima risposta è h compreso tra 0 e 7. Abbiamo finito.